Il Cilento è stata una sorpresa all'interno del mio viaggio in giro per le coste italiane, ma la sorpresa più grande è stato incontrare Angelo Vassallo. Ho un ricordo preciso, ma di molti momenti, perché io sono arrivato ad Acciaroli alle 8 di sera, Angelo Vassallo mi aspettava, abbiamo fatto un'intervista alle 21:30 di sera e dopo quell'intervista mi ha invitato a cena, anche perché non avevo ancora mangiato, e da lì è nato questo rapporto. Il giorno dopo Angelo mi ha portato a vedere un sacco di cose del suo comune, mi ha raccontato del porto, mi ha raccontato di tutti i progetti che erano stati realizzati e di altri che se ne andavano a realizzare. E abbiamo passato del tempo insieme la mattina, quando lui era tornato dalla pesca e lo ricorda quella foto che ha fatto un po' il giro dell'Italia con lui in mano due aragoste. Mi ha colpito l'umanità, la passione, l'entusiasmo. Lui era convinto che Acciaroli era il posto più bello del mondo. Me lo raccontava con due metafore, che era quella delle alici che erano arrivate quell'anno in un numero incredibile, erano arrivati attirando tutti i pescherecci dell'Italia, avevano fatto tappa da Acciaroli proprio per andare a fare una pesca copiosissima di alici. E l'altra seconda cosa, perché salvava questi gigli del mare e questo gli costava anche soldi, no? Aveva fatto un'intervista bizzarra difendendo quante le ragioni federaliste della Lega. L'ho rincontrato l'ultima volta, la seconda mattina, quando poi io sono partito, perché era andato a prendere Ermete Realacci, presidente onorario di Lega Ambiente. Da lì l'ultimo incontro, durato un'ora con Ermete Realacci e lui, a ragionare d'ambiente, di green economy e di tutti i progetti che avrebbe voluto realizzare. Tenete conto che ad Acciaroli a Pollica si fa il 70% di raccolta differenziata in questi giorni, che tanta polemica scatena di nuovo la campagna sui rifiuti, vi dà l'idea di che cosa aveva fatto. E lui diceva: non dipende da me, non dipende dai miei assessori, dipende dal fatto che i cittadini sono cresciuti, perché altrimenti non sarebbe possibile un risultato così. Era amato, evidentemente non solo amato, ma certamente era l'emblema di un sud diverso, di un sud dove si può fare.